Sindaco, sono 18:20, la piazza è quasi piena, siamo a 4.500. Innanzitutto un bel modo per festeggiare il suo primo anno di mandato? Se l'avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti, è venuto del tutto casuale e siamo molto contenti. Credo che sia un unicum per la nostra città, siamo molto orgogliosi e sarà una bella serata per tutti quelli che sono in piazza stasera e chi vorrà lo guarderà in TV. È giusto regalare alla città eventi di questo tipo? Io credo di sì, lo fanno in tutte le piazze, perché Piacenza no? Lo fanno a Roma, lo fanno a Milano, lo fanno a Firenze, lo fanno a Mantova, lo fanno a Modena, perché no Piacenza? Crede che questo sarà il primo di tanti eventi di questo tipo? Non me lo faccia dire perché me la tiro da sola, quindi non se ne parla proprio. Diciamo che l'abbiamo fatto e siamo contenti. Assessore, non sono nemmeno le 7, siamo quasi arrivati ai 5.000 spettatori che potranno riempire questa piazza, un successo già di pubblico confermato. Ma credo che sia uno degli eventi più incredibili che Piacenza abbia avuto modo di poter ospitare. Noi siamo veramente felici e orgogliosi che questa sera il cuore della nostra città sia anche il cuore della musica italiana e di conseguenza è un momento di festa per tutta la città. Speriamo che non sia l'unico e auguriamo a tutti una felice serata. Da quante ore sta lavorando? Da quante ore in piedi potremmo dire? Vabbè, siamo qua da mercoledì, io poi sto cercando solamente di dare supporto all'organizzazione per quella che è la parte di amministrazione e ovviamente il grazie va a tutti gli organizzatori, alle forze dell'ordine, a tutti gli uffici, a tutte le persone che si sono spese per cercare di mettere insieme un evento che non è semplice come questo, ma che sta riuscendo molto bene. L'ho già chiesto al sindaco, è giusto regalare con i soldi pubblici, ma regalare alla città un evento di questo tipo? Non siamo l'unica città che organizza eventi come questi. Sicuramente un evento come questo ha un indotto, porta un indotto importante a livello di marketing territoriale, di conoscenza per tutto il nostro territorio. Sono tante le persone che sono arrivate da fuori questa sera per vedere questo concerto, sono tante le persone che si sono fermate qua, gli addetti ai lavori, oltre a 100 persone che per più di una settimana sono state qua, hotel, alberghi, ristoranti, molta gente ha avuto modo di vedere la nostra città, di conoscere Piacenza, chi non l'aveva mai vista, crediamo che sia un ottimo strumento di propulsività commerciale per tutta la rete e il tessuto del nostro territorio. Possiamo aspettarci un concerto all'anno? È quello che ci auspichiamo, sicuramente vogliamo farlo in un modo ponderato, attento e adesso godiamoci questa serata, poi vediamo. Siete i più belli, grazie di cuore.